Cari figlioli, salve, ben ritrovati. Ecco qua che ci troviamo con un nuovo giochino tra le mani, Terminator Resistance, che se non sbaglio è uscito contemporaneamente al film. Per la prima volta non ho visto il film, stranamente, perché io sono un grandissimo appassionato della serie. Non ho mai giocato un videogioco e quindi direi perché non giocarcelo. Ho sentito che è stato parecchio criticato dalla, diciamo, critica ufficiale, invece molto apprezzato dai giocatori, da chi l'ha poi giocato. Che dite, lo proviamo, vediamo un po' com'è. Nel frattempo musichetta di sottofondo epica di Terminator, che sicuramente mi manderà tutto in copyright, vabbè. Io direi le musiche non togliamole perché d'altronde è carina la musica, vai, iniziamo una nuova partita. Facile, normale, difficile, estrema, boh, come sempre scegliamo una via di mezzo, in questo caso normale dovrebbe essere sufficiente, giusto per bestemmiare quel pochettino senza essere troppo banale e facile. Ci sta mettendo una vita a caricare, yuhu, sono felice, premi un tasto per continuare, vabbè, bravo. August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing we'd seen before. Scena epica tratta dal film. Ci ha fatto un breve riassunto per chi non sapesse la storia di Terminator. Come on, come on. Where are the others? Where's the rest of the resistance? I don't know. Occhio. Oh my god. No! No, no! No. Oh mio, sta scatticchiando un pochetto. Mi ha frizzato un secondo. Ai 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 ai. Listen to me if you want to live. Get under that bus now. Keep moving, quick. Ci dobbiamo nascondere nell'autobus. Muoviti, corri. I'm through. This is Private Jacob. I know who you are. Ok, tocca a noi. Via via via, io me la do subito a gambe, senza problemi. Me la do a gambe, però vedo che mi sta frizzettando un pochettino. Il frame rate è fisso sopra i 60, quindi ottimo. Però ho avuto quell'incertezza. Vediamo un pochettino qua. Vabbè, ci fa vedere che possiamo abbassarci. Io sento brutti rumori. Sento brutti rumori. Via 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 via. Zigzaghiamo sportivamente. Via. Ok. It doesn't matter. Right now you need to find a way to get out of there. Ok, cominciamo con un tubo di metallo. Direi che non è molto rassicurante come cosa. Allora, vediamo un pochettino. Abbiamo preso il tubo, però come faccio a spaccare qui? No, non l'ho capito. Sto schiacciando un po' tutti i tastini. Vediamo se riesco ad equipaggiare l'arma. Ok, corpo a corpo. Ok, poi possiamo aprire anche una ruota. Poi evidentemente ci saranno delle cosucce poi da equipaggiare. Vai, prendiamo medikit, risorse, bottiglietta, premi H, ok, per vedere la nostra salute, cos'è? Ah, per curarci, ok, benissimo. Graficamente particolare, le texture sono un pochettino strane, però le ombre, le luci, gli effetti di luce sono belli, vai, chiudiamo che non si sa mai. HK Aerial, flying by. E che faccio? Mi nascondo. No. Mi nascondo right, così. Non
sarebbe neanche male. Non so, non mi sono spoilerato nulla di questo gioco. Non so neanche esattamente che cosa, che genere sia. Non credo che ci sia dello stealth, onestamente. Posso zompettare qui? No, non si aggrappa. Ok. Ok, abbiamo la visione termica. Cos'è? Occhiali ultravisione. Il visore ti permette di vedere i nemici attraverso le pareti e altri oggetti solidi entro un certo raggio. Quando è attivo non puoi utilizzare le armi. E perché, scusa? Che sfiga. I tuoi movimenti si fanno più lenti. Premi V ora per attivare il visore. Vediamo. Ok. Interessanti questi gadget, molto belli, guardateli, fighissimo. Quindi per switchare veloce, scappare via, certo sulla tastiera non è proprio comodissimo il tastino V, ora dovrei mettere a mouse. Ci dovrebbe essere un'arma, vediamo un pochettino. Questa proprio una pistolina. Allora, una fotografia, fotografia. Dov'è? Ah, eccola qua. Togliamo questa, ottimo. E ci passiamo. Vediamo un pochettino. Tastino T. Abbiamo la luce, ok. Adesso non so se la luce attrae nemici. Credo di sì, immagino. Ok, vediamo un pochettino se riusciamo a sparare i primi colpi. Certo che noi sta pistoletta qua contro i Terminator la vedo dura. Ah, guardate, interessante, l'indicatore di rilevamento mostra i livelli di rilevamento, appunto, visivi e uditivi, quindi non dobbiamo né farci vedere né farci sentire. Delle unità Skynet in tempo reale, quando diventa rosso, scappa, è meglio che scappa. Spider scouts ahead, keep that gun ready. Or sneak past them if you don't want to engage. Ah, eccoli lì, sono quelli. Non so se provare a passare velocemente. Adesso vediamo dov'è questa colorazione gialla o rossa, dov'è che ci viene indicata. Forse possiamo provare a passare. Cosa stanno facendo quel corpo lì? Dov'è che dobbiamo andare? Di qua? Vediamo se c'è qualcosa di interessante da prendere. Tipo qua, no, non vedo una mazza. Alziamoci risorse di scambio. Vieni, dalle a me. Dalle! Ah! No, se l'ho passato tutto tranquillo. Vai, uno è andato. Beh, stanno abbastanza fermini. Bravi, negli occhi. Toh. Ok. Vediamo un pochettino cerca. Ah, qua ci sono delle porcherie da raccogliere, dei rottami. Prendi tutto. Ok. Adesso bisogna capire inventario. Ah, vediamo un pochettino. Abbiamo la mappa. Ok, con tutte le indicazioni. Poi abbiamo le nostre missioni. Inventario. Ok, possiamo equipaggiare, presumo, altre tre cose. Questo nostro inventario, devo capire però se c'è un limite massimo degli oggetti o del peso. Presumo degli oggetti, numero degli oggetti. Abilità. Ah, attenzione, cioè abbiamo anche un albero di abilità, quindi molto interessante. Combattimento, scienza e sopravvivenza. Molto bene. Dobbiamo però prima sbloccare dei punti prima di attribuirli, poi archivi. Ok. Come vi stavo dicendo, io non ho assolutamente guardato niente, non mi sono assolutamente spoilerato nulla, quindi è tutto completamente nuovo. Ok. Ah, vedete su in alto c'è quella barra che si riempie, era diventata rossa appunto perché mi hanno visto. Adesso non so se le munizioni... Quante ne abbiamo a proposito di munizioni? Non sono tantissime, 9 di 26, forse. Ok, now, through that garage. It's important. What's there? Hello? Forse, magari ogni tanto dobbiamo cercare di bypassare i nemici. Sostanze chimiche, ok. Qua. Attenzione. We can't do this right now, kiddo. I don't want to go with you. No, you don't, but we can't stay here. Who's there? Oh, thank God.
You're from the Resistance. See, Patrick? He's going to help us. No, they're going to get us. Please, you need to help me. My little brother, he just won't listen. I'm not going. Leave me alone. I said leave me alone. Devo dire che questo doppiaggio non è che mi faccia sconquisciare. Ti proteggerò, smetti di piangere ragazzino. Terza opzione, hai rotto le palle. Smetti di piangere ragazzino. Sì, sì, siamo tosti e cattivi noi. We don't have time for this kid. Quit your crying and let's go. Okay, okay. I'm coming. Sarà meglio che i figli, eh. That's one way to do it. I'm Jennifer, by the way. I've heard there's an evacuation point near here. Yeah, I know. My people are organizing it. We're heading there right now. I'll take us there. Come on, let's go. Where's the rest of the resistance? Ok, abbiamo già trovato dei compagni. I came bello. Here looking for them myself. So it's just you then. Sento rumori. Attenzione. Non dimentichiamoci di questa visuale. Io me ne stavo già dimenticando. Parrebbe tutto tranquillo. This way. I thought Pasadena was safe. It was, until all the soldiers were pulled out from the area. L'ambientazione è carina, bisogna dire che è davvero ben fatta. Through here. Terminators! Get down! What's going on? Shh. Aia, no, 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 non voglio affrontare un Terminator, please. Mamma mia. Oddio, quanti. Cioè, non so voi, io mi sarei nascosto un bel po' più in là, essere sincero. Non ci ha visti, però va bene, meno male. Stranamente non ci ha visti. Via, via, diamocela a gambe, va. Aaron said these attacks happen more often as the line gets closer. This Aaron, has she seen the annihilation line? Seen it? She's been on the other side of it. She tried to warn us, but we didn't listen. We're here. Ah, ok, era abbastanza vicino. You'll finally join us. Where's your father? He's not coming. God damn it. Tell Ryan that we need to leave now. No. Just let me think. Jennifer, thank God you're here. Salve. Oh, you're from the Resistance. Thank you for making sure that Jennifer and Patrick got here safe. Are you the guy I spoke to on the radio? Nah, I don't think so. I haven't been able to reach anybody for a while now, but listen. I know that Colin wants us to go, but I don't know how I feel about leaving anyone behind. Jennifer just got here, and you said yourself that you heard someone on the radio. There could be other people out there. Don't you think somebody should go and cazzo, look for him? Dovevo stare zitto. You're from the Resistance. It's your call. Dovevo proprio starmene zitto. Vado a cercare altri sopravvissuti. Dovremmo andarcene. E vabbè, dai. I'll search for other survivors. Good, I'll get the bus ready. Before you go, talk to Erin. She might be able to get you a med kit. Oh, and take this. You'll probably need it. Bene, vediamo un pochettino dov'è che dobbiamo andare. Ci sono vari puntini sulla mappa. C'era quella lì che ci ha offerto un medikit. Noi l'abbiamo rifiutato perché siamo troppo generosi, altruisti. Vediamo un pochettino dov'è che dobbiamo. Guarda che bel mitraglietto che abbiamo adesso, eh? Una bella Uzi sembrerebbe. Ok, devo finire l'obiettivo principale. Fatemi capire dove devo andare di qua. Vediamo se ci sono dei rimasugli da raccogliere. Sì, prendi tutto. Fucking hero. Prendi tutto. Questo è ridotto un po' male, vabbè, poretto. Stiamo di fatto tornando indietro dove c'erano poi anche i Terminator. Dammi questa qui, va. E morimi, ok.
cos'è quella roba lì, guarda. Io non lo so se è il caso di affrontarlo con una pistoletta, che dite? Ragno corazzato. Mi impensierisce un attimo, eh. Dice il ragnettino sfigato, invece. Vabbè, se proviamo stealth, va, andiamo tranquilli così, vediamo un pochettino se riusciamo a passare. Oh, no, 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 sono dietro, non mi può vedere a meno che non abbia la visione termica. Allora in quel caso c'è nel culo, posso nascondermi o meno, che tanto mi vede sempre. Lì c'è il ragnettino bastardello. Vediamo, vediamo, vediamo. Noi dobbiamo andare da quella parte lì. Dove era l'obiettivo? Di là. Ok. Aiuto, attenzione. Qua sembra tranquillo. Di qua, sì. Bene. Forse siamo riusciti ad aggirarlo. Attenzione. C'è una porta qui, via via, corri, 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 corri. Is anyone here? Nothing. Ok, non c'è nessuno, ho visto già. Attenzione. Qua. Ci sta vedendo perché? Da fuori addirittura? Ah, c'è un bastardello, adesso faremo rumore, però lo dovrò ben uccidere sto bastardello. Raccogliamoci tutta sta roba qua. Risorse di scambio, ma non sono medikit. Io adesso so già che quello lì ci sente, come minimo. Vai. Se non si mira, veramente il proiettile sembra che non gli faccia nulla. Ok, nice. Prendiamoci. Sì, dammi tutto. Fatemi vedere per un attimino com'è che ci si cura. Devo schiacciare oggetti di scambio. Ah, devo semplicemente premere H. Ok. Vabbè, per il momento non credo che siamo messi così male. Va bene, allora proviamo a spostarci dall'altra parte. Via, via, via. Abbiamo quindi tre punti da andare a cercare per vedere se c'è sto cavolo di superstite. Sembrerebbe abbastanza tranquillo, lì vedo luccicare, prendiamo, ok. Pezzi di metallo, chissà, magari si crafta qualche arma, ci si può craftare. Prendi tutto, mio. Poi andiamo un pochettino. Anyone in here? Who's there? Sì. Ok, chi è questa? I've come to get you. There's an evacuation point not far from here. You need to get there fast. No, I'm not leaving. Have you seen what's out there? That giant spider is going to get us. Che cazzo. You have to destroy it. I'll see what I can do about it. Missione aggiornata, altri sopravvissuti. Cosa devo fare? Distruggi il ragno corazzato. Ma porcaccia, ma non è un pochettino troppo grande per le nostre armi, dico io. Vediamo un pochettino se gli spariamo con questa, cosa succede. È laggiù. Vediamo, mi avvicino così, veloce, 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 veloce. E provo a girare qua attorno, eventualmente. Oh, easy, dai. Easy, easy. Però ci ha fatto già un po' di danno, eh. Occhio. Colpo critico, letto bene. Via. Dove va? Dove, dove? Colpo critico. Vai. Ah, sono io critico. Aiuto. H. Allora, ci curiamo. C'è un'altra cosa che mi sta colpendo. Guardalo. Ok. Ok. Nice. Buono, buono. Di nuovo H. Sì, è meglio, va. Non ci restituisce tutta la salute. Io pensavo che invece un medikit ci desse tutta la vita. Invece no. Ok, vediamo se questa qua adesso decide di ascoltarci e venire via con noi. Ora? Che dici?
Is it safe? Sì, sì, dai, yeah. Vieni. I took care of it. Thank you. Thank you so much. Namo, namo. Tell Ryan I'll be back soon. There are still some places I need to check. Questa se ne va da sola? Ah, ok, brava. È già andata. Bravissima. Quindi ci rimane solamente un punto da andare a cercare. Vediamo un pochettino. Occhio, sai? 45 metri. Vediamo se riusciamo a passare di qua. Vediamo sulla mappa. Sì, tecnicamente sì. Fortunatamente sono tutte molto vicino. No one's here. You done? Can we go now? I don't see anyone else. I'm heading your way. Ok, vediamo se c'è qualcosina ancora da prenderci. No, una mazza qua. Bene, possiamo andare. Torniamo. Ai 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 ai, ce n'è un altro. Occhio. Oh, gli sto facendo malissimo. Mamma mia. Che potenza. E ste cose che volano, che sono? Ok. Allora abbiamo praticamente finito le munizioni. Purtroppo siamo messi decisamente male. Cos'è che mi sta vedendo? Occhio, scappa, sono incastrato. Via, 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 via. Perché non sprinto? Andiamo un attimo a nasconderci qua, tipo due secondi. Drone spia, guarda quanti. Ok, anche loro stanno contribuendo. Jennifer, bene. What's the hold up? Tin cans coming. Jennifer. Get in. Go, go, go. Hold on, we're getting out of here. Ok, siamo riusciti a scappare da questo avamposto. Beh, direi che come primissimo video possiamo fermarci qua. Ci siamo fatti una piccola idea di quello che potrebbe essere il gioco. Allora, essere sincero, ora come ora non mi ha sconquisciato più di tanto. A livello sia di grafica, sia audio, animazioni e doppiaggio, è tutto abbastanza, non dico mediocre, ma diciamo né positivo né negativo, una via di mezzo. Dobbiamo vedere se poi la storia, se poi il gameplay nel frattempo migliorano man mano che proseguiamo con la storia. Vediamo un pochettino se merita giocarselo o meno. Voi mi raccomando, come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi è interessato, lasciate un bel like e ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao a tutti!